Violenza sulle donne, il cambiamento non può limitarsi alle proteste, comunque importanti, ma deve partire dal linguaggio, che ha il potere di costruire o distruggere mentalità. Questo è il filo conduttore dell'incontro organizzato stamattina da Lega Coop Emilia Ovest a Palazzo Farnese in collaborazione con il Comune di Piacenza. Il peso delle parole era il titolo dell'evento che ha visto al tavolo confrontarsi esperte e rappresentanti istituzionali. È un evento OP del Festival dell'Eredità delle Donne di Firenze. Si tratta di un evento, un dialogo, un tavolo di dialogo sul peso delle parole. Noi sappiamo che le parole non sono mai neutre, è importante anche sapere usarle e saperle scegliere nei confronti delle donne. Lega Coop e Comune di Piacenza hanno creato un glossario fragile e un vocabolario di rispetto. Partecipazione, collaborazione, svantaggio, genere sono solo alcune delle parole contenute in questi preziosi manuali d'uso del linguaggio. Ovviamente viviamo in un contesto, in una società segnata da un profondo sessismo, questo non possiamo negarlo, e ripartire appunto da un modo nuovo di parlare, un modo diverso di parlare, porta a costruire anche un immaginario diverso. Dico sempre che ci sono due parole che hanno influenzato fortemente la mia vita. La prima è patatina, cioè il fatto che nessuno ci racconti il nostro corpo con le parole adeguate, che ci sia questo pudore rispetto in particolare alle donne, all'educazione affettiva delle donne. E l'altra è che sono sempre stata definita una donna con le palle, che è un altro modo per perpetuare l'idea che la leadership sia qualcosa legato all'aspetto maschile. All'incontro hanno partecipato le assessore Serena Groppelli e Nicoletta Corvi, rispettivamente con delega alle pari opportunità e contrasto alla violenza di genere. Splendida l'interpretazione dell'attrice piacentina Letizia Bravi. Tantissime cose ci suonano oggi cacofoniche, semplicemente perché non siamo mai state abituate nel tempo a pronunciarle, perché banalmente non c'erano magari le donne che potevano svolgere quei ruoli, mentre altre come maestra non ci fa strano. Ecco, allora quando qualcosa ci suona strano è meglio chiedersi perché ho questa resistenza, che cosa mi racconta questa resistenza.